Catania-Messina 3-1, il Catania e i rossazzurri tornano a vincere dopo la prima di campionato e tornano a vincere sul segno di Andrea Di Grazia, autore della tripletta al quale ha risposto Pozzebon. L'entusiasmo dei tifosi rossazzurri al termine della gara dopo questa convincente vittoria degli uomini di mister Pino Rigoli. Il Catania ha la possibilità quest'anno di fare un bel campionato. Si vede già l'ottima inquadratura che ha dato l'amministratore delegato Lo Monaco e spero che faccia un bel campionato e possa andare come merita questa città nei playoff. Grandissimo Di Grazia, veramente una tripletta formidabile. Speriamo solamente che adesso si sblocchino e vadano a vincere anche fuori casa, questa è la cosa importante, cioè dare continuità a questo risultato è essenziale. Ma si è parlato di giocatori come Russotto, come Palucci, oggi abbiamo visto un Di Grazia, questo è il Catania di Di Grazia. Di Grazia così non si può fare almeno, quindi Russotto deve mettersi la testa a posto e giocare come gioca Di Grazia, dare l'anima per questa maglia. Ma intanto ha segnato ragazzi un catanese che in un derby ci sta perfetto. Secondo me il Catania non ha disputato una bellissima partita, però è stato cinico ed è questo cinismo che mancava da diverse partite secondo me. Un grande Andrea Di Grazia, detto proprio catanese manca le otto. Che dire, oggi c'è stato impegno, grande cuore, rinnovo i miei complimenti ad Andrea che è anche un carissimo amico. Che dire ragazzi, la strada è molto difficile, i punti di penalizzazione renderanno ancora più difficile questa strada, però se si gioca con questo cuore, questo impegno e questa curva nord si può andare molto lontano, solamente che qua siamo. Questi tre punti ci volevano come il pane. Finalmente abbiamo vinto e non so, sono troppo contento. Finalmente si è visto il vero Catania, lo aspettavamo da tanto tempo, finalmente un Di Grazia come si deve, e Pisseri secondo me è il migliore in campo assieme a anche Biagianti, e dobbiamo continuare su questa strada e i playoff si possono raggiungere sicuramente. Io penso che comunque questo sia la prima di una serie di vittorie che andrà a succedere il Catania. Adesso andremo a vincere a Melfi, poi vinceremo dentro casa contro il Foggia, credo, o il Lecce, non so con chi giochi. Comunque faccio gli in bocca al lupo a Catania, ma in particolar modo a Di Grazia.